Dopo la Presidente della Camera, Laura Boldrini, oggi è stata la volta del Presidente del Senato, Pietro Grasso, a far visita alla città di Fano. La seconda carica dello Stato ha voluto presenziare alla cerimonia di attribuzione da parte del Comune della cittadinanza onoraria al piccolo Divan Dignity, il bimbo camerunense nato a bordo della nave di Medici Senza Frontiere dopo che mamma Collins, di 28 anni, ha deciso di imbarcarsi con l'aspettativa di trovare in Italia un futuro migliore. La loro storia, drammatica ma per fortuna lieto fine, è stata al centro della cerimonia trasmessa in diretta su Fano TV e condotta da Lino Balestra, che si è svolta al Teatro della Fortuna. E come accade quando arrivano importanti autorità, sono scattate le misure di sicurezza straordinarie per l'arrivo del Presidente, atteso per le 16:30, oltre ad un aumento dei controlli delle forze dell'ordine per garantire la massima sicurezza, sono stati sigillati tombini in piazza 20 Settembre e nelle principali alte del centro storico. Presidente, si è mobilitato per partecipare a questa cerimonia che vede protagonista un bambino diventato il simbolo della speranza. E io ho accolto veramente con entusiasmo l'invito del sindaco Seri di venire qui per partecipare a questo evento così toccante, così importante anche per lo spirito di integrazione che segue all'accoglienza verso i migranti. E devo dire che appunto è qualcosa che ci tocca ormai da vicino e non possiamo considerare più un'emergenza, ma un qualcosa di strutturale con cui dobbiamo convivere, e quindi benvenga questa iniziativa. Dopo l'inno di Mameli e l'inno alla gioia intonati da un gruppo di bambini diretti dal maestro Caselli, il presidente, seduto in prima fila, ha assistito non solo agli interventi delle autorità civili, di un rappresentante di Medici Senza Frontiere e di alcuni studenti fanesi che hanno proposto delle riflessioni, ma ha potuto vedere, come gli ospiti presenti, un video dedicato al primo anno di vita del piccolo Divan. Poi Grasso è stato invitato a salire sul palco per ricevere un dono ed è stata conferita la cittadinanza onoraria al bambino con questa motivazione. La città di Fano conferisce la cittadinanza onoraria a Divan Dignity Nicoio, perché a nessun bambino deve essere negata l'opportunità di vivere la propria infanzia nella pienezza dei diritti universali che Fano riconosce, accogliendo sul proprio territorio chi chiede tutela e protezione. In migliaia, detto Grasso, tentano di attraversare il Mediterraneo e noi dobbiamo pensare anche a chi non ce l'ha fatta. Dobbiamo convivere con questa realtà, con l'accoglienza e l'integrazione, che deve essere un'opportunità per il nostro paese. Chi non cura i bambini, ha concluso, spegne la luce del mondo. È giusto e corretto che tutta l'Europa si faccia carico di questo problema, perché è impensabile che un paese come l'Italia possa sostenere il peso di questa trasmigrazione, che è fatta per chi fugge dalle guerre ma anche dalla povertà e dalla fame. Devo dire che dobbiamo pensare non tanto ai numeri, ma alle storie, alle persone che stanno dietro i numeri, fatte appunto di sofferenza, di persecuzioni, di violenza. E quindi io penso che noi abbiamo dovere morale e giuridico di accoglierli. La cerimonia si è poi conclusa sulle note di Imagine, cantata e suonata da 5 artisti locali.